ragazzi, oggi sono particolarmente felice perché per la prima volta una casa produttrice mi ha regalato un gioco da recensire. E non stiamo parlando di una casa qualsiasi, ma niente meno che della Blizzard, di cui ho spesso parlato nel canale. Per intenderci, sto parlando di giochi come Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo, eccetera, eccetera. Il gioco in questione è un pack di missioni per StarCraft 2 dal titolo Nova Operazioni Segrete. Quindi immaginate la mia soddisfazione nel momento in cui mi sono collegata per la prima volta su StarCraft e ho ricevuto questo commento. Ti stai di nuovo infognando con le robe Blizzard, eh? Vedi che da qui a WoW il passo è breve. Ti sparano una promozione random e senza neanche accorgertene ti trovi di nuovo a nerdare notte e di come una pazza là sopra. O ancora. Grande Rowan, anche te hai StarCraft! Bene, vi lascio immaginare quanto me la sono tirata per il fatto di aver ricevuto il gioco in regalo da mamma Blizzard. Tipo che penso di essere stata bloccata da metà dei miei contatti. Comunque, bando alle ciance e vi lascio gustarvi il trailer di questo gioco, così poi iniziamo con la recensione seria. Agente X41822N. Si prepari per il controllo dell'equipaggiamento. Cosa? Ma... dove sono? I dettagli operativi sono stati segretati per la sua protezione. I vuoti di memoria sono un normale effetto collaterale. Stia ferma e abbassi il visore per la calibrazione del software. Che problema con il suo visore, agente? No, la calibrazione è completa. Capisco, è disorientata. Resti calma. Ora testeremo la funzionalità di occultamento della sua tuta per ambienti ostili. D'accordo. Abiliti il dispositivo di occultamento. Funzionalità di occultamento verificata. Può tornare visibile. Torni visibile, agente. Codice 54. Disazione. Inviate subito rinforzi. Dove mi trovo? Non ti dirò nulla. Bel discorso. Allora, vi confesso che recensire un pacchetto di missioni di uno strategico senza aver mai giocato al gioco di base non è la cosa più facile del mondo. Mi scuso quindi con i giocatori di vecchia data se alcune delle osservazioni che farò saranno scontate, oppure banali. Nova Operazioni Segrete è una campagna in single player che racconta la storia di Nova, una giovane ragazza soldato dotata di poteri telecinetici e con la capacità di diventare invisibile che combatte per la razza umana, ossia per il dominio. I cattivoni di turno sono gli Zerg, una razza aliena di insetti. E qui da femminuccia vi assicuro che Nova gode di tutta la mia stima. Io già ho problemi ad affrontare uno scarafaggio a misura normale, figuriamoci una blatta di 200 kg. E come se gli scarafaggioni giganti non fossero abbastanza, ci si metterà anche un gruppo chiamato i Difensori dell'Umanità, a mettere i bastoni tra le ruote alla nostra bella Nova. La nostra campagna si divide in tre pacchetti da tre missioni ciascuno, per un totale quindi di 9 missioni. Ciascun pacchetto può essere acquistato singolarmente per circa 7 euro, oppure tutti e tre a 14 euro. Per il momento è stato rilasciato soltanto il primo dei tre pacchetti, ed è appunto quello che io ho potuto provare. Le missioni, in generale, sono abbastanza varie. A volte ci verrà chiesto di condurre Nova attraverso sale piene di nemici, utilizzando particolari armi come ad esempio spade laser, facendo leva sulle peculiarità di Nova che è appunto quella di essere invisibile ai nemici.
In altre missioni dovremmo invece preoccuparci di stanziare un accampamento in pieno stile StarCraft 2, difendere una postazione o attaccare le basi nemiche. Bene, iniziamo dalle cose che mi sono piaciute. Molto banalmente, comincerei da quella che penso sia la caratteristica principale di tutti i giochi Blizzard, il carisma dei personaggi. La Blizzard ha questa grandissima capacità, secondo me, di rendere i suoi personaggi indimenticabili, forti, carismatici. Non solo gli eroi, come ad esempio Sylvanas, Illidan, Arthas e il mio preferito Malfurion. Spesso anche i personaggi secondari, o gli stessi cattivi, o addirittura le armi, sono così ben caratterizzati da diventare a loro volta un cult. Per darvi un'idea di che cosa voglio dire, vi lascio in descrizione un link a un video su Overwatch, un nuovo FPS, sempre della Blizzard, che sta per uscire. Dateci un'occhiata e ditemi se non ho ragione che i personaggi sono davvero particolari e carismatici. Cioè, vi basta guardare una volta il trailer e vi ricorderete di tutti i personaggi, da tanto che sono particolari appunto. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che prima di ogni missione potremmo scegliere tra un paio di opzioni per personalizzare l'equipaggiamento della nostra nova. Questo aggiunge un elemento strategico, anche nelle mappe dove altrimenti non ci sarebbe, e permette di personalizzare ulteriormente la nostra partita. Oltre a questo, devo dire che ho trovato piacevole la partita e la campagna era giocabile e comprensibile anche da chi, come me, si avvicina per la prima volta al gioco con questa espansione. Bene, passiamo ora alle cose che invece non mi sono piaciute, ebbene sì, ci sono anche queste, ragazzi. Senza dubbio la pecca principale di questo pack di missioni è la longevità. Tenete presente che io ho impiegato circa un paio d'ore per completarlo. E ho giocato in modalità facile, ma anche appunto non avendo mai giocato a StarCraft ho fallito un paio di missioni e ho dovuto rifarle. Insomma, penso che per i giocatori navigati di StarCraft un paio d'ore di gioco siano anche tante. In generale il gioco mi ha lasciato un po' di acquolina in bocca. Vi faccio un esempio. C'è una parte di una missione molto carina dove vi troverete su una strada trafficata, inseguiti da agenti nemici, e dovrete allo stesso tempo scansare le auto di passaggio e colpire i nemici. Ecco, avrei voluto che durasse un po' di più, invece il tutto si esaurisce in un paio di minuti, quindi non fai a tempo a capire il meccanismo che già di fatto è tutto finito. E questo ti lascia un po' di insoddisfazione di fondo. Un'altra nota dolente è il fatto che mi aspettavo che questa espansione presentasse meglio la storia di Nova. Trattandosi appunto di missioni dedicate a lei, mi aspettavo di conoscere meglio la storia di questo personaggio, magari qualcosa del suo passato. In realtà, oltre alle scene d'azione ed un paio di cinematics, non penso di aver imparato davvero qualcosa di più su Nova, almeno in questo primo pack. Non so se la cosa è voluta per creare più suspense, che comunque c'è durante tutto il gioco, però almeno un contentino con qualche scena del passato di Nova, sinceramente, potevano inserirlo. Bene, tiriamo le somme. Allora, sicuramente vi invito a scaricare il gioco e a provarlo, anche perché alcune modalità, non questa di Nova ma alcune in multiplayer, sono free to play. E quindi avrete tutto il tempo di provarlo a gratis, giocarlo con i vostri amici ed eventualmente decidere dopo se comprarlo oppure no. Per quanto riguarda invece il pack di missioni di Nova, sicuramente non ha senso comprare solo il primo. Il consiglio appunto è di scaricare il gioco, provate il multiplayer, che comunque già da solo è un ottimo modo per capire se vi piace lo stile di gioco, e poi decidete se prendere questo pack tutto intero o magari se prendervi il gioco di base oppure un'espansione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse mi raccomando lasciate un pollicino all'insù, non fate i pigri, mi raccomando. Sto aspettando. Bene, da Rowena è tutto, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!